Il relatore di questa terza lezione, che è ospitata dall'Istituto Superiore Parodi, è Natale Spineto. È professore ordinario di storia della religione dell'Università di Torino e lo ringraziamo moltissimo per aver accettato di partecipare alla nostra iniziativa. Il titolo della lezione, che è molto interessante, è Religione e religioni nella società di oggi. C'è sulla stampa di oggi, c'è un bell'articolo proprio sulla lezione di oggi. Natale Spineto è professore ordinario di storia delle religioni presso l'Università di Torino e presidente del corso di laurea in storia. È direttore della rivista internazionale Historia Religionum, è membro del comitato scientifico di studi e materiali di storia della religione e di storiografia. Nel suo studio si è occupato di concetti quali mito, simbolo e festa, di problemi di religione greca classica e della nascita e dell'evoluzione della ricerca storico-religiosa in Europa. Ha indagato inoltre il pensiero di Mirsi Eliade, curando la traduzione italiana di sue opere epistolari. Tra i suoi volumi recenti, Mirsi Eliade, storico della religione, storie storici della religione in Italia, poi la storiografia storico-religiosa italiana tra la fine dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale, poi nel 2015 la festa e il più recente i simboli nella storia dell'uomo nel 2018. Vi ricordo che tutte e quattro le lezioni, quindi anche la prossima di Francesco Remotti, sono disponibili entro qualche giorno dallo svolgimento sulla pagina Facebook del Rotary Club di Acqui, che è pubblica e sono disponibili anche su YouTube. Ci sono già le lezioni scorse, quelle del professor Favola e del professor Allovio. Le domande è meglio farle in chat e poi saranno riprese alla fine della lezione dal professor Spineto che risponderà. Grazie a tutti per l'attenzione, lascio la parola al professor Spineto, religione e religioni nella società di oggi. Buongiorno e benvenuti, comincio con il porre i miei ringraziamenti a Ivo Puppo per l'invito e a tutti voi per il fatto di ascoltarmi. Come già stato detto, io sono disponibile a rispondere a sollecitazioni e domande, basta che mandiate dei messaggi sulla chat e io vi risponderò. Addirittura Ivo Puppo ha detto alla fine del corso, però anche se c'è qualche domanda durante la lezione alla quale io posso rispondere, della quale io mi rendo conto perché non sono tanto tecnologico, vi posso rispondere fin da subito. Il tema che mi sono proposto di trattare oggi è un tema molto generale, il rapporto tra religione e società. Da dove parto? Parto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi la prendo un po' alla lontana. Perché la prendo così alla lontana? Perché a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale c'è stato un cambiamento epocale, c'è stato un cambiamento molto significativo nelle abitudini di vita degli italiani, un cambiamento che ha riguardato anche in maniera determinante le religioni. Che cosa è successo? È successo che è cominciato un processo che prende il nome tecnico di secolarizzazione. Che cos'è la secolarizzazione? Secolarizzazione è un termine che deriva dal latino seculum. Seculum significa quello che ci sembra, e cioè secolo, cento anni. Però nella terminologia tecnica religiosa il secolo è quello che si contrappone all'eternità. Il secolo è il tempo in cui noi viviamo, contrapposto alla eternità, il regno di Dio che non sta nel tempo ma è fuori dal tempo. Quindi che cosa significa secolarizzazione? Questo termine, quando è entrato nel vocabolario tecnico degli studiosi, indica un ritirarsi della religione dalla società. Quindi la secolarizzazione è un sinonimo di laicizzazione, quando la religione tende a ritirarsi da qualche cosa, in particolare dalla società. Ecco, a partire dagli anni 50, 60 e poi fino agli anni 70 si è assistito a questo fenomeno della laicizzazione, della secolarizzazione della società italiana. Perché c'è stata la secolarizzazione? In cosa consiste la secolarizzazione e quali cause ha? Le cause della secolarizzazione sono di lunghissimo periodo,
cioè questo ritirarsi della religione dalla società è qualcosa che non arriva improvvisamente, ma dipende, nasce da una lunga gestazione, da una lunga storia che è propria di tutta la nostra civiltà, che noi chiamiamo civiltà occidentale. Ci sono tante teorie su come sia nata la secolarizzazione, ma io tra le varie ne scelgo una che è di una sociologa francese che si chiama Danielle Hervieux-Léger, che mi pare particolarmente significativa. Da che cosa nasce allora questa laicizzazione della società nel lungo periodo? Nasce, secondo questa sociologa francese, da tre elementi. Si declina, come si dice, su tre assi, questa è l'espressione che la nostra studiosa utilizza. La prima causa della laicizzazione è quella che lei chiama la razionalizzazione scientifica e tecnologica. Razionalizzazione scientifica e tecnologica. Che cosa significa? Noi abbiamo assistito nel corso della nostra civiltà ad una progressiva razionalizzazione, cioè un progressivo imporsi della scienza e della tecnologia. Ora, è abbastanza evidente che più la scienza e più la tecnologia si sviluppano, più si riduce lo spazio delle cose che noi non conosciamo e delle cose sulle quali noi non riusciamo ad intervenire. Cioè, rispetto ad una realtà fondamentalmente misteriosa sulla quale noi non possiamo esercitare il nostro intervento, lo sviluppo della scienza e della tecnica tendono invece a dare delle risposte. Noi conosciamo sulla struttura del cosmo ancora troppo poco e non conosceremo mai tutto, però conosciamo molto di più di quanto conoscevamo 20 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa. Più aumenta lo spazio della scienza e della tecnologia, più diminuisce lo spazio del religioso, perché la religione nasce, si sviluppa in contatto con il mistero, in contatto con ciò che noi non possiamo definire, non possiamo spiegare, con ciò che supera le nostre possibilità di controllo. Controllo tecnico e scientifico quindi significa necessariamente una diminuzione dello spazio del religioso. Un secondo elemento, una seconda causa di lungo periodo della secolarizzazione consiste nella progressiva autonomia dell'individuo e del cittadino. Che cosa intendiamo con questo? Intendiamo che nel passato spesso la religione veniva vista come il fondamento della vita sociale, il fondamento del potere, il fondamento della politica. Pensate per esempio a tutte le monarchie per diritto divino, si riteneva che il diritto del re nascesse da Dio. Anche il diritto, nel senso delle leggi che le persone devono seguire quotidianamente, aveva una sanzione di carattere sacrale, di carattere divino. Spesso nelle carte costituzionali si parla proprio di per volontà di Dio. Quindi c'era un'idea di forte dipendenza della struttura politica, giuridica rispetto alla religione. Questo elemento è sempre più marginale, e cioè il fondamento del potere, il fondamento del diritto, il fondamento della convivenza sociale non sono più considerati al di fuori della comunità o della persona, ma tendono ad essere sempre più cercati indipendentemente dalla volontà di Dio e in rapporto alle esigenze della comunità. Terzo elemento di lungo periodo che spiega la secolarizzazione è la separazione delle sfere di attività umana. Che cosa intendiamo con questa espressione, separazione delle sfere dell'attività umana? Il punto di riferimento è una società nella quale l'aspetto politico, l'aspetto religioso, l'aspetto giuridico, l'aspetto economico, l'aspetto artistico sono fra di loro fortemente legati, come se fossero tanti fili di una stessa tela. Nelle società antiche funziona un po' così: quando un greco antico beveva un bicchiere di vino, un bicchiere insomma, da un vaso che conteneva il vino, il suo atto veniva considerato un atto religioso, anche se era una cosa normalissima. Cioè, bere il vino significava entrare nella sfera di una divinità, la divinità che presiede il consumo del vino, cioè Dionisos.
Quindi, per dire che ogni attività aveva un suo risvolto di ordine religioso, cioè c'era la coscienza di vivere all'interno di un universo che era fondamentalmente religioso. Il greco viveva in un mondo dominato dagli dèi, in cui la garanzia di tutto quello che succedeva, la garanzia della giustizia generale, era data da Zeus in quanto re degli dèi. Quindi anche quando si svolgevano delle attività normali, delle attività comuni, si riteneva comunque di vivere all'interno di un universo religiosamente contrassegnato. Quello di cui sto parlando invece è una separazione di sfere di attività, per cui la sfera religiosa tende nella storia della nostra civiltà a diventare sempre una sfera autonoma rispetto alle altre, rispetto alla sfera del diritto, rispetto alla sfera della politica, rispetto alla sfera dell'arte, rispetto alla sfera dell'economia. Non c'è più una giustificazione, un contesto religioso di tutte queste cose, ma la religione si riduce in un suo spazio. Nella società di oggi la religione dov'è ridotta? Proprio fisicamente, chi è credente va in chiesa, magari alla domenica, oppure va in chiesa anche tutti i giorni se è un credente molto praticante. Però l'idea è che si entri in una dimensione religiosa nel momento in cui si va in chiesa. Il resto del tempo alla religione si pensa molto meno. Quindi tempi e spazi del religioso si sono ben definiti. Ora, questo processo di distinzione di una sfera del religioso rispetto alle altre sfere della società è considerata la premessa di un progressivo restringimento della sfera del religioso. Cioè, finché la religione è intrecciata con tutto il resto, finché noi viviamo in un cosmo religioso, la religione non può diminuire la sua portata, il suo impatto. Ma nel momento in cui la religione viene ridotta ad una sfera particolare, limitata della nostra esperienza, può a questo punto restringersi sempre di più, sicché la sfera del religioso si è progressivamente ristretta in favore delle altre, fino a ridursi appunto nella maggior parte delle persone che praticano una religione a quell'ora che passano in chiesa alla domenica. Ecco, questi tre processi, la razionalizzazione scientifica e tecnologica, l'autonomia dell'individuo e del cittadino e la separazione delle sfere di attività umana con la definizione di una sfera religiosa particolare, sono le premesse di lungo periodo della secolarizzazione. La secolarizzazione come riduzione drastica dello spazio del religioso nella nostra società però avviene negli anni tra i 60 e i 70 e quindi negli anni di cui stavamo parlando all'inizio di questa lezione. A un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci sono tali e tanti cambiamenti che cambiamenti portano a una riduzione ulteriore e radicale, e questa volta molto evidente, della religione. In che cosa consiste questa riduzione degli anni 60-70 e quali sono i suoi indicatori, quali sono le sue caratteristiche? Si tratta intanto di qualche cosa che è legato ad un processo economico che porta alla crisi della civiltà agricola. Negli anni 50 comincia un esodo dalle campagne e uno spostamento molto forte verso le città. La civiltà agricola, cioè la civiltà, la modalità di vita che si svolgeva nelle campagne, è caratterizzata dal ritmo dei lavori agricoli, quindi il tempo del mondo contadino è dettato dal calendario agricolo. Le feste sono le feste che segnano determinati momenti della coltivazione dei campi e sono feste religiose che trovano il loro culmine nella festa del Santo Patrono, quindi tutte le cerimonie di carattere tradizionale sono fortemente legate ad una civiltà locale in cui l'aspetto
del lavoro delle campagne è fondamentale. Quindi abbiamo una civiltà, possiamo dire contadina, nella quale ci sono feste religiose e tradizionali, questa civiltà contadina che si era mantenuta più o meno intatta negli ambiti, escludendo gli ambiti urbani chiaramente, in Italia fino ad allora, negli anni 50 sostanzialmente viene meno. Viene meno con una emigrazione particolarmente forte nelle città, con l'urbanizzazione e l'industrializzazione. Questi due fenomeni, l'urbanizzazione che porta anche uno sviluppo urbano notevolissimo delle città e l'industrializzazione che fa sì che aumenti di molto la richiesta di operai e che quindi si svuotino i piccoli paesi e le campagne per andare in città a lavorare. Questo spezza il legame che la persona aveva con il suo paese, il suo calendario di feste, il suo santo patrono, eccetera. Questa urbanizzazione è accompagnata da un mutamento di mentalità ed è questo che a noi importa principalmente. E cioè la vita delle campagne con i suoi ritmi, con le sue caratteristiche, tende ad essere sempre più vista come una vita grama, fatta di miseria, fatta di incertezza, perché il raccolto non si sa se andrà bene, perché non si sa se la stagione sarà mite, perché non si sa se un inverno troppo freddo, un'estate troppo calda rovineranno le coltivazioni. Insomma, c'è nella vita contadina un'incertezza ed un fondamentale stato di difficoltà economica sempre impossibile, sempre in agguato, che si vuole sempre più sfuggire. E invece in questo cambiamento radicale di mentalità si vede la vita urbana come qualcosa di moderno, di ricco, di più interessante, nel quale si pongono le proprie aspettative. Questo cambiamento di mentalità ha i suoi simboli, e cioè la vita moderna, la vita della città, ha tutta una serie di elementi che la contrassegnano, il primo dei quali è costituito dagli elettrodomestici. Arrivano gli elettrodomestici che facilitano la vita delle persone in casa. L'arredamento, si eliminano tutti i mobili vecchi, tutte le vecchie cose che si hanno, perché tutto sembra ammuffito, sembra traspirare quell'aria di passato, di vecchio. L'idea di tradizione tende a venire meno e si rinnova tutto, si preferisce magari gettare il mobile di legno massiccio per comprare il mobile moderno da poco, che non ha quel valore tradizionale, magari anche affettivo, che poteva avere il mobile vecchio, ma e neanche la solidità di quello, ma che è un simbolo di modernità. E poi l'altro grande simbolo è quello del cemento, della cementificazione. Non si guarda più il progresso, il benessere collegato all'armonia tra mondo agricolo, tra paesaggio e civiltà, ma si vede il progresso collegato con l'abbattimento delle vecchie case, con la costruzione di edifici nuovi e più funzionali, per quella che in sintesi chiamiamo la cementificazione. A questo proposito io ho portato un video che vi farò vedere. Pecore, ulivi, terra arsa da cui affiora la candida roccia. In fondo il mare, un mare caldo, intenso. Questi i protagonisti di una storia millenaria,
il cui ritmo sembra scandito dalle uguali monotone arcate dell'acquedotto medioevale che correva verso i colli della Puglia Ionica e che oggi è testimone di un'età perduta. Un mondo sonnolento, un destino umano che ha sempre avuto un nome solo, povertà. Ma improvvisa una forza nuova, la macchina. Ulivi secolari cadono come burattini di legno. Cadono a pezzi le bianche vecchie case dei contadini e dei pastori. Le macchine hanno fatto il vuoto, le mine compiranno l'opera. Non resta che un'immensa platea senza più ombre e segreti, senza più canto di vento. I nuovi protagonisti, geometri, sterratori, muratori, carpentieri, si gettano le fondamenta di un'opera nuova. Dal suolo sorge una nuova e inattesa vegetazione. Grandi alberi d'acciaio piantati sui cubi di sasso si vanno allineando in geometriche prospettive a definire il perimetro del tubificio. È il primo elemento di un gigantesco centro siderurgico che l'Italsider sta costruendo a Taranto e che diverrà il nucleo più potente e moderno della siderurgia italiana. Alcuni operai sono gente di qui, gente della campagna, entrati nel mondo ancora misterioso ma singolarmente affascinante della tecnica per compiervi il primo apprendistato. È il primo passo verso una trasformazione profonda che giungerà a mutare sostanzialmente il volto e la vita del mezzogiorno agricolo, del mezzogiorno povero, del mezzogiorno fermo da troppi secoli all'avara civiltà dell'ulivo. Questo video, secondo me, rappresenta molto chiaramente il cambiamento di mentalità del quale stavamo parlando. Pensate se aveste visto questo video senza l'audio. Senza l'audio, questo video, nel modo di pensare attuale, nel nostro modo di vedere le cose, cosa avrebbe significato? Cosa avrebbe suggerito? Avrebbe suggerito l'idea di un paesaggio bellissimo, con gli ulivi, con le case coloniche, che a un certo punto viene distrutto dalle ruspe. In un altro video analogo si parla, quando c'è la ruspa che distrugge l'ulivo secolare, si parla di un ulivo che ha visto addirittura gli antichi greci e che viene a questo punto finalmente abbattuto. Quindi noi, se non avessimo l'audio, penseremmo, e le schede sovrascritte, penseremmo ad una denuncia della distruzione di un ambiente naturale particolarmente bello per la costruzione quell'industria che vediamo rappresentata alla fine, l'Italsider di Taranto, che poi sappiamo aver avuto tutta una storia successiva molto problematica che non si è ancora del tutto risolta al giorno d'oggi. Ma questo è con la nostra mentalità che nasce da un rispetto e da una cura dell'equilibrio fra civiltà e natura diversa rispetto a questo tempo. Negli anni 50, nel 59 comincia la costruzione dell'Italsider, quindi siamo proprio nel periodo di cui stavamo parlando, c'è proprio l'idea molto chiara di una civiltà contadina del passato che va eliminata verso la civiltà del progresso. Non so se avete notato, nelle sovrascritte noi abbiamo una scritta che dice il sud agricolo, poi
una scritta sotto che dice il sud povero, quindi il mondo agricolo viene identificato con la povertà, e poi un'altra scritta sotto che dice la civiltà dell'ulivo. Quindi civiltà dell'ulivo, povertà e sud agricolo vengono identificati. E la parte finale è una sorta di glorificazione del contadino del sud che diventa anche lui un tecnico per lavorare le talsidere, che quindi passa dalla civiltà agricola alla civiltà delle macchine, alla civiltà industriale. Ecco, questi eventi di progressiva, massiccia industrializzazione, questo mutamento di mentalità, questo abbandono della civiltà contadina portano a un abbandono anche di quei ritmi di carattere religioso che la civiltà contadina presupponeva e che alla civiltà contadina erano così fortemente legati. E a tutto questo fenomeno si accompagna quindi una massiccia secolarizzazione, un passaggio alla riduzione degli spazi del sacro, degli spazi della religione. Del 1961 è un libro del sociologo Sabino Acquaviva che ha un titolo particolarmente significativo, e cioè L'eclissi del sacro nella società industriale. Gli studiosi sociologi cominciano a rendersi conto di come questo abbandono delle tradizioni per rincorrere una forte modernità comporta un abbandono del sacro, e questo abbandono del sacro viene visto come progressivo. Cioè gli studiosi del tempo pensano che lo spazio del religioso nella vita quotidiana sarà sempre più ristretto fino ad una completa, quasi completa, insomma, eliminazione del religioso. Per cui non si tratta soltanto di constatare che la religione si sta riducendo, ma si trattava anche di pronosticare una progressiva scomparsa del sacro dal nostro orizzonte di vita. Ora, queste predizioni non si sono avverate, quindi questo processo di secolarizzazione particolarmente avanzata proprio degli anni 60-70, già dopo la metà degli anni 70, comincia a arrestarsi, e cioè l'eclissi del sacro di cui parlava Acquaviva non si manifesta. Ma che cosa succede? Succede che già alla fine degli anni 70 c'è un ritorno del sacro, cioè c'è un ritorno delle religioni sulla scena. Quindi la religione non diminuisce più, non si estingue, ma ritorna. Ritorna però con delle forme un po' diverse rispetto a prima. Considerate che è anche un periodo in cui quel tipo di civiltà di cui parlavamo prima comincia già a perdere qualche colpo, a far vedere le sue difficoltà, ci si rende conto di come la vita urbana abbia dei ritmi, delle caratteristiche ben diversi e più pesanti per certi versi della vita contadina, si riscoprono le campagne, i posti di provenienza, si torna a festeggiare il santo patrono nella propria cittadina, c'è l'esplosione del problema dell'inquinamento, c'è stato un periodo in cui addirittura si andava, chi mi ascolta qui, se sono soprattutto dei ragazzi che vanno a scuola non se lo ricorda, ma c'erano le targhe alterne per cui per evitare i problemi di inquinamento non si poteva prendere la macchina targata con un numero pari o con un numero dispari, alternativamente di domenica, eccetera. Quindi tutti questi problemi della civiltà industriale, con le rivendicazioni sindacali, tante cose, fanno vedere come in realtà quel mondo che si è perso aveva anche degli elementi positivi. Ma non interessa il lato religioso. Cosa succede dal punto di vista religioso a partire dalla fine degli anni 70? Succede che il sacro ritorna sulla scena. E ritorna in che modo? In diverse maniere. Primo, si sviluppano moltissimo i cosiddetti nuovi movimenti religiosi. In quel tempo li si chiamava con un'altra espressione, cioè si chiamava con il termine sette. C'è un notevole sviluppo delle sette religiose, come
che sono di diverso genere, alcune sono sette che si ispirano al cristianesimo, altre, la maggior parte, si ispirano alle religioni orientali, per esempio al buddismo o all'induismo. Insomma, c'è uno sviluppo notevole di forme di religiosità alternative rispetto alle grandi religioni ufficiali, alle grandi religioni istituzionali. Oggi non si usa più il termine sette perché il termine sette ha una connotazione negativa e questi movimenti sono movimenti comunque religiosi e sociali che hanno una loro giustificazione, un loro senso, una loro importanza che non va svalutata preliminarmente utilizzando un termine connotato negativamente come sette. Come li chiamiamo oggi? Li chiamiamo nuovi movimenti religiosi, un'espressione che non è tanto adatta neanche questa, ma che è comunque meglio rispetto a quella che si usava prima. Ora, questi nuovi movimenti religiosi hanno un notevole sviluppo oggi hanno segnato un pochino il passo, ma c'è stato poi negli anni Ottanta lo sviluppo notevole del movimento New Age che si pone un po' in continuità con questi nuovi movimenti religiosi di cui parlavamo, anche se ha delle caratteristiche molto particolari perché perché ha un tipo di religiosità molto fluida, molto ampia, molto varia, che consente molte diversi tipi di scelta. Comunque, i nuovi movimenti religiosi fanno vedere che il sacro non è affatto tramontato e che quindi la ricerca di una religiosità è ancora particolarmente forte. E questo anche in rapporto ad una situazione di difficoltà e di crisi sociale che, come sappiamo, ha attraversato appunto gli anni 60 e 70 con tutti i movimenti della contestazione. Quindi arrivano i nuovi movimenti religiosi che dimostrano che il sacro si sta ravvivando. Le grandi religioni istituzionali, da noi grandi religioni istituzionali significa fondamentalmente la Chiesa Cattolica, ha una crisi progressiva che non si è arrestata neanche dopo, che è testimoniata dalle chiese sempre meno frequentate, quindi dalla diminuzione del numero dei fedeli, ed è testimoniata anche dalla cosiddetta crisi delle vocazioni, cioè nel mondo europeo, in Europa le vocazioni sono sempre meno, con un svuotamento dei seminari. Ci sono seminari che erano in passato enormi e che devono essere riqualificati, modificati, il cui uso va cambiato perché non ci sono più aspiranti sacerdoti. Il grande seminario della mia zona è diventato una casa di riposo, per esempio. Quindi le grandi religioni istituzionali continuano la loro crisi, ma all'interno di esse nascono dei movimenti come il Movimento di Comunione e Liberazione, il Movimento dei Focolarini, che rappresentano questa reviviscenza del sacro di cui dicevamo. E poi è vero che c'è la crisi delle vocazioni e la crisi della frequentazione religiosa, delle messe, ma va detto anche che in altri mondi non europei, soprattutto in Africa e in Asia, questo problema non si è posto e anzi ci sono stati degli sviluppi, degli aumenti di vocazioni in ambito locale. Un terzo elemento che testimonia questo ritorno del sacro di cui stiamo parlando è il fatto che riprende la religione popolare, cioè riprendono le tradizioni popolari che sembravano destinate alla dissoluzione negli anni negli anni 50-60. Non so quanti di voi abbiano sentito nominare, abbiano avuto a che fare con le confraternite che sono delle istituzioni di laici che di solito organizzano le feste religiose come la festa del Santo Patrono. Anche nella diocesi di Acqui ci sono alcune confraternite particolarmente attive. Ecco, nel mio paese, che era Quattascrivia, quando
negli anni 50 la confraternita si è ridotta a 4-5 persone che si riunivano nella locanda, nel bar del paese, e la cui attività era fondamentalmente quella. Sembrava che la confraternita stesse chiudendo, stesse tramontando. E il tramonto della confraternita che cosa avrebbe significato? Avrebbe significato che le varie celebrazioni religiose, compresa quella più vistosa, insomma, più spettacolare dei portatori di Cristi, che forse voi avrete visto, che è di tradizione genovese, si sarebbero dissolte. Queste 4-5 persone che si riunivano all'osteria sono riuscite però a continuare a riunirsi, cioè hanno mantenuto viva la fiammella della confraternita, che attualmente ha di nuovo intorno ai 250 iscritti. Quindi si è trattato di lasciar passare quel periodo degli anni 50-60, primi anni 70, per poi avere una ripresa anche di queste manifestazioni. Questo è un caso, un piccolo che ha a che fare con l'aneddotica naturalmente, che vi ho presentato, ma per dire una situazione più generale di una ripresa fondamentale delle tradizioni popolari. Una ripresa delle tradizioni popolari che significa che quelle feste popolari legate ai santi patroni o legate al calendario tradizionale locale dei singoli paesi, che non si sono arrestate durante il periodo più marcato della secolarizzazione, hanno poi ripreso. Hanno ripreso però in un modo un po' particolare, perché spesso al giorno d'oggi sono diventate occasioni per sagre e per eventi commerciali. Quindi la religiosità popolare è tornata, ma agganciandosi a una serie di elementi che ne sfruttano anche il lato economico e il lato turistico. Il che era qualcosa che in quegli anni della costruzione dell'Ital Sider non era neanche pensabile. Un ultimo segno del ritorno sulla scena del sacro è il fatto che i problemi di carattere morale a livello pubblico vengono discussi anche con le autorità religiose. Mi spiego più precisamente. Riduzione del sacro e degli spazi della religione, che cosa significava fondamentalmente per i teorici della secolarizzazione? Significava che a un certo punto la religione avrebbe perso tutta la sua importanza pubblica e sarebbe diventata soltanto una scelta personale. Quindi una riduzione, quella riduzione degli spazi del religioso avrebbe portato la religione a ridursi esclusivamente alla sfera più intima. Ognuno di noi ha la sua religione, non deve necessariamente parlarne con gli altri, si sceglie la religione che vuole, e quindi la religione è una questione interiore, è una questione di scelte personali. Ecco, questo non è successo, e non è successo perché c'è stato uno sviluppo notevolissimo della partecipazione delle autorità religiose al dibattito pubblico. Quando si tratta di discutere una questione bioetica, anche nei salotti televisivi vengono invitati dei rappresentanti delle religioni, il che vuol dire che le religioni hanno ancora un influsso sulla discussione pubblica, non si sono ritirate esclusivamente nel privato. Quindi, che cosa possiamo dire? Che, per trarre le somme di quanto abbiamo detto fino adesso, diciamo che la religione è ritornata e che quindi le previsioni di scomparsa delle religioni dei teorici della secolarizzazione non si sono manifestate. Che cosa è successo dopo? Quindi abbiamo detto che tutti questi ritorni del religioso avvengono già alla fine degli anni 70, poi durante gli anni 80, durante gli anni 90 la situazione è più o meno la stessa. A un certo punto emerge un nuovo fattore che era già preparato in questi anni, ma che è sempre più forte nella società contemporanea. Questo fattore si chiama globalizzazione. La globalizzazione è un evento di carattere sociale che influisce anche sulla religione. Che cos'è la globalizzazione? È difficile dare una risposta perché ci sono tantissime teorie diverse della globalizzazione. A noi interessa un lato, un aspetto della globalizzazione, che consiste nel fatto che sono disponibili mezzi di comunicazione
sempre più efficienti. Quindi noi leghiamo per il nostro discorso la globalizzazione alla presenza di mezzi di comunicazione sempre più efficienti. Prima radio, televisione, ma soprattutto oggi il computer. Il computer con internet che ci permette un accesso immediato a qualunque genere di informazione. Cosa significa dal punto di vista religioso la possibilità di un accesso immediato a qualunque tipo di informazione? Significa che anche l'informazione di carattere religiosa è accessibile. Pensate a una situazione di un mondo che non conosce internet. Da dove passa l'informazione religiosa? L'informazione sulle religioni passa attraverso la lettura dei giornali per chi li legge, passa attraverso l'ora di religione a scuola, oppure il catechismo quando si va in chiesa, che sono ora di religione e catechismo legate chiaramente al mondo cattolico, alla tradizione cattolica, e poi fondamentalmente nient'altro, cioè la religione la si respira, ma la propria religione la si respirava un po' nell'aria. Con la presenza dei mezzi di comunicazione così efficienti si ha accesso a un'infinità di proposte religiose diverse e basta per farlo un click. Ma queste infinità di proposte religiose a cui si ha accesso sono proposte religiose completamente sganciate dalle tradizioni che le hanno create, che le hanno determinate. Insomma, sono delle religioni in pillole. Ogni religione è un complesso particolarmente ampio di credenze, di idee, di rituali, di pratiche. Un complesso, potremmo dire, usando un termine non appropriato ma che rende l'idea, un pacchetto. Ogni religione è un pacchetto di tante cose che si sono determinate attraverso gli anni, quindi che si sono create attraverso il tempo e che hanno determinato questo complesso che ogni religione caratterizza. Ora, tramite internet, tramite YouTube, tramite Google, tramite Wikipedia, noi abbiamo accesso a tanti pezzetti di religione, cioè questi pacchetti. No, per favore, staccate l'audio e non parlate, non parlate su di me perché sennò non riesco, perdo il filo. Ecco, dicevo, questi pacchetti che costituiscono le singole religioni vengono, come si dice, spacchettati e quindi divisi in tanti frammenti, in tante parti, e queste parti sono rese disponibili, sradicate rispetto alla tradizione di cui fanno parte. Questo significa però anche che tutti questi pezzi di religione che la rete ci propone sono anche possibili oggetti di scelta, per cui si è creato un fenomeno che alcuni studiosi hanno cercato di descrivere, secondo il quale ognuno si crea una sua religione personale ad uso e consumo delle sue esigenze. È quello che alcuni hanno chiamato, con un'espressione credo abbastanza eloquente, il supermarket delle religioni, oppure le religioni fai da te, o il bricolage religioso, che sono delle espressioni che non combaciano esattamente, ma agli effetti del nostro discorso più o meno sì. Qual è cioè l'idea? L'idea è che quando si devono fare le proprie scelte religiose non si sia vincolati ad uno di quelli che abbiamo chiamato pacchetti, e cioè io scelgo il pacchetto cattolico che è una cosa diversa rispetto al pacchetto di un certo tipo di una denominazione protestante, che è una cosa diversa rispetto al pacchetto tra virgolette induista, eccetera. Quindi prima era così, adesso invece c'è un'idea di costruzione autonoma del religioso. È un po' come, perché è il supermarket delle religioni? È un po' come andare in un supermercato, trovare le scaffalature, c'è la zona del supermercato dedicata al
vita dopo la morte, ed io scelgo la reincarnazione perché mi piace l'idea della reincarnazione. C'è la parte dedicata ai matrimoni, e io scelgo il matrimonio cattolico perché è più fastoso rispetto agli altri e quindi mi dà più soddisfazione. C'è la parte dedicata alla morale sessuale, chiaramente non scelgo la morale sessuale cattolica che è troppo restrittiva. Insomma, l'idea è quella di una religione fai da te, per cui si passa ad un livello molto più individuale della scelta religiosa. Naturalmente poi esistono dei limiti di questo individualismo, però questo fenomeno di religione come scelta di un nuovo pacchetto che però si costruisce attraverso il riferimento a varie contenuti religiosi diversi che funzionano secondo le nostre esigenze, è un elemento che caratteristico degli effetti della globalizzazione. Ultimo passo, che cosa è successo ancora più recentemente? C'è stato tutto l'elemento legato alla globalizzazione anch'esso dell'immigrazione. L'immigrazione fa sì che la nostra società sia una società multiculturale, in cui cioè si confrontano più culture diverse. Queste culture diverse che si confrontano sono culture che hanno degli elementi religiosi. Alcune di queste culture hanno addirittura una base fortemente religiosa, e alcune di queste culture che si confrontano appunto nel panorama italiano di oggi non hanno conosciuto quei processi di modernizzazione, di secolarizzazione di cui parlavo prima. Questo che cosa significa? Significa che a maggior ragione, ancora di più, dobbiamo tenere conto della presenza di religioni, della presenza delle religioni degli altri. In più, la presenza delle religioni degli altri ha anche spesso determinato un'intensificazione delle religioni viveva in Italia già prima, e cioè il fatto di avere una società multiculturale in cui ci si trova di fronte ad altre religioni molto fortemente vissute porta anche ad un incremento, ad un'intensificazione della religione a cui aderiamo noi, e questo è stato un effetto abbastanza presente nel mondo attuale. Quindi una società multiculturale, che significa anche società in cui si confrontano più religioni, e una società e una molteplicità di religioni che vanno in qualche modo gestite. Negli ultimi mesi a che cosa abbiamo assistito? Alle chiusure dovute al Covid, e questo ha portato ad un ulteriore elemento nuovo nella considerazione del rapporto tra religioni e società. Questo elemento nuovo è costituito, e su questo concludo, dalla smaterializzazione della religione. Che cos'è la smaterializzazione della religione? Che cosa intendiamo per materialità della religione? La religione è sempre stato qualche cosa di non puramente intellettuale o di non puramente spirituale, ma legato molto fortemente anche al mondo fisico, ai cinque sensi. Pensate all'importanza dei cinque sensi nella religione più vicina a noi, cioè nella religione cattolica. La vista e l'udito sono abbastanza ovvi, l'udito è quello attraverso cui passa la parola di Dio e passano anche tutti i canti e tutti gli inni tipici delle celebrazioni religiose. La vista ovviamente ha tutta una serie di quella attraverso cui passa tutta la simbologia religiosa, ma anche gli altri sensi, quelli meno probabili, sono coinvolti dalle religioni. L'olfatto, l'uso dell'incenso nelle chiese, ad esempio, senso come il tatto, pensate al segno di pace che comporta, che è uno degli aspetti in cui c'è maggiore condivisione in realtà all'interno della messa cattolica, e comporta il fatto che le persone si stringono la mano, quindi si toccano direttamente, ma il tatto, c'è anche tutta una
una tradizione del beneficio che si ha fin dai primi cristiani nel toccare le reliquie. Ci sono tradizioni locali in cui si bacia la reliquia nella festa della Santa Croce. Le chiese che hanno una reliquia della croce fanno baciare spesso la reliquia alla fine della celebrazione. Quindi l'importanza del tatto, il gusto un po' meno, ma comunque nel mondo, nelle religioni cristiane c'è l'Eucaristia, che comporta comunque il mangiare il pane e bere il vino, anche se nel mondo cattolico raramente si dà l'Eucaristia sotto le due specie, cioè il pane e il vino, ma si dà soltanto l'ostia. Però anche il senso del gusto, quindi, in qualche modo è toccato dalle religioni. Ora, questo elemento, e poi non parliamo di tutti gli aspetti delle posture, l'inginocchiarsi, l'inchinarsi, eccetera, che hanno a che fare molto col lato fisico della religione. Ora, questo aspetto più materiale, più fisico, più legato ai sensi delle religioni, ha avuto nel corso del tempo una serie di diminuzioni molto legate anche alla crisi della religiosità popolare, perché la religiosità popolare è molto più legata ai sensi rispetto alla religiosità tra virgolette ufficiale, anche se questa distinzione è una distinzione che non vale tanto. C'è stata quindi una diminuzione di questo aspetto materiale della religione, che ha avuto un momento brusco di accelerazione proprio per le misure del Covid. La chiusura delle chiese per un certo periodo, con le messe che vengono trasmesse per televisione oppure che vengono trasmesse via internet per tutti i fedeli, perché le messe in televisione sono sempre state, comporta un elemento forte di smaterializzazione della religione. Quindi quella smaterializzazione che già era in corso con le misure anti-Covid ha avuto una spinta, un impulso veramente molto forte. Ed è anche questa una delle conseguenze fondamentali della globalizzazione dei mezzi di comunicazione, cioè l'uso sempre più forte dei mezzi di comunicazione come internet da parte delle religioni porta necessariamente a una smaterializzazione, così come internet in generale porta ad una smaterializzazione dei rapporti. Questa smaterializzazione sta diventando fortissima anche nelle religioni. Non sappiamo bene a che cosa condurrà, questo è uno delle cose che sarà interessante vedere nei prossimi tempi, nei prossimi anni. Concludo con questo, siamo arrivati proprio ai giorni nostri, dicendo che in realtà, come avete visto, nonostante le previsioni di una scomparsa del religioso, il religioso tende ad essere sempre presente, perché un'esigenza religiosa, un'esigenza di trovare un senso alle proprie azioni, che non sia il senso quotidiano fondato sull'utile, fondato sull'economico che ci caratterizza tutti i giorni, questa ricerca di senso è sempre presente. Nei momenti di crisi, nei momenti critici, diventa chiaramente più forte, ma la situazione umana è una situazione generalmente critica e generalmente di precarietà, per cui l'esigenza religiosa si mantiene sempre, con conseguenze sociali volta per volta particolarmente diverse e particolarmente importanti. Oggi la sfida è quella data dalla pluralità delle religioni che si trovano nel nostro spazio, dalle possibili competizioni della religione, ed è questo quello che la società attuale dovrà gestire. Vedo la domanda: secondo lei la pandemia indebolisce o rafforza le religioni? Ma tutti i momenti critici rafforzano le religioni, perché nei momenti di difficoltà si tende a rivolgersi alle religioni. Ci sono state fatte delle indagini sociologiche sull'argomento che hanno messo in evidenza come
momenti di malattia, i momenti anche personali di crisi portano ad un incremento della religione, ma non c'era bisogno delle indagini sociologiche, è abbastanza ovvio vedere come quando ci sono difficoltà e sono difficoltà che noi non possiamo controllare, ci rivolgiamo alle religioni. In realtà una delle definizioni che sono state date della religione è quella di un insieme di meccanismi che servono a controllare ciò che diversamente non riusciamo a controllare. Quindi quando ci sono eventi, situazioni che sfuggono al nostro controllo, la religione cerca di rispondere ad esse e quindi dà qualche cosa alle persone. Nel periodo della pandemia c'è stato, nonostante la difficoltà della pratica religiosa diretta, c'è stato, questo è stato studiato anche direttamente, c'è stato un aumento della pratica religiosa, principalmente da parte di chi comunque già questa pratica la svolgeva, insomma, quindi più che non nuovi aderenti alle religioni, un incremento della pratica, almeno questo sembra venire fuori da alcune indagini che si stanno facendo attualmente. La religione riempie le debolezze dell'uomo, questa è una dei ruoli che alla religione vengono attribuiti, spesso anche da parte di chi ha una posizione antireligiosa, cioè l'idea è quella che la religione serve un po' a mettere delle toppe alle debolezze, a dare un'illusoria risposta ai problemi umani. Certamente l'uomo è in una situazione di precarietà, di difficoltà, l'uomo non è tutto, come dicono determinati certi filosofi, e questo non essere tutto porta l'uomo a aspirare a qualche cosa di più pieno, di più forte, di più integrale, di più importante, di più fondante, e la religione è un po' la risposta a questo. Ci sono dei momenti in cui la nostra precarietà e la nostra particolarità è più forte, sono momenti critici, e durante questi momenti il riferimento alla religione diventa più evidente. Ed un'altra domanda, faccio fatica. Ho sentito che prima accennato alla New Age. La New Age è un movimento che si è particolarmente sviluppato in risposta a esigenze generali di vita spirituale alle quali le religioni tradizionali sembravano non rispondere più. Non c'è un vero e proprio patrimonio dottrinale della New Age, cioè la New Age non si definisce secondo ben precise modalità rituali, ma si parla piuttosto di una sorta di galassia, cioè di un insieme di prospettive, di scelte che hanno alcune caratteristiche comuni, ma non hanno dei dogmi o dei rituali ben precisi. La New Age era considerata come un'attesa dell'età dell'acquario, l'età dei pesci, l'età in cui il cristianesimo è stato fondamentale. La New Age prometteva un'età dell'acquario caratterizzata da benessere, da una forma di vita armoniosa da tanti punti di vista. Ha diverse basi intellettuali, ad esempio, sulle quali non, chiaramente non, non,
non posso soffermarmi nel dettaglio, ma per esempio l'idea di un rapporto spirito-corpo su cui nasce tutta una serie di elementi anche di carattere medico della New Age, per cui spirito e corpo sono fra di loro collegati. C'è un'idea di della natura intesa non come qualche cosa di meccanico, ma come di qualche cosa di organico, quindi l'idea della natura come organismo. C'è un influsso dello spiritismo anche, cioè l'idea che ci siano degli spiriti che stanno al di fuori di noi e anche dentro di noi, con questi spiriti noi dobbiamo avere a che fare. C'è tutta una serie di pratiche più concrete, più particolari, che rientrano nella New Age a tutti i livelli, soprattutto di carattere curativo, oppure che hanno a che fare generalmente con meditazione, attività fisiche particolari, eccetera. C'è tutta un'angelologia, cioè un riferimento agli angeli, ai quali si danno anche nomi, insomma una galassia di elementi che non sono che sono riconoscibili nella loro totalità più che non in una serie particolare di elementi. La New Age ha avuto poi una sorta di crisi che ha portato poi all'idea del Next Age negli anni 90, che è dove l'idea di un rinnovamento generale, universale, è un po' tramontata, oppure venuta un po' meno, a favore di un'idea di un rinnovamento più personale, più intimo. Quindi l'idea è che non si aspetta più tanto un rinnovamento dell'universo, quanto il rinnovamento dell'universo diventa un rinnovamento di noi stessi. Quindi c'è stata una sorta di individualizzazione della New Age, che in questo senso è ancora abbastanza vitale, nonostante abbia subito un declino rispetto a un momento negli anni 80 soprattutto, in cui sembrava coprire un po' generalmente il campo del religioso. Un'altra domanda che vedo: forse stanno cambiando molte cose in pochi decenni, c'è la possibilità che le persone non riescano a metabolizzare tutto ciò che sta succedendo? E sì, certo, come? Le variazioni degli ultimi anni sono state veramente rapidissime, e certi mondi come quelli che ci dà, grazie ai quali abbiamo accesso attraverso l'informatica, sono veramente in un movimento, in una variazione continua. Non so bene cosa significa metabolizzare una variazione, perché in fondo tutte queste cose succedono e noi a livello sia personale che sociale le dobbiamo affrontare, e in ogni caso ci sono e dobbiamo prenderne atto. Credo che uno degli elementi di cui si dovrà tenere molto conto fra poco sarà la realtà virtuale, sempre più diffusa e sempre più diffusa, che sarà sempre più diffusa anche a livello di base, con la quale dovranno confrontarsi sia i nostri stili di vita, sia anche le religioni, perché la realtà virtuale entra un po' in questo processo di smaterializzazione di cui dicevamo, portandolo un po' all'estremo, ma aprendo anche tutta una serie di possibilità nuove che secondo me sono imprevedibili. Che cosa sarà le religioni fra 50 anni? Io francamente non potrei mai rispondere a una domanda di questo genere, ma secondo me questo elemento della realtà virtuale conterà molto. Già ci sono molte religioni che passano esclusivamente attraverso internet, che sono state oggetto di studio. Nel momento in cui ci sarà una realtà virtuale a disposizione di tutti, mediati dall'informatica, ho l'impressione che molte variazioni religiose significative ci saranno, ma non so chiaramente prevedere di cosa si tratterà.
L'attenzione per l'ambiente e la sempre maggiore importanza della natura intesa come un soggetto con cui avere un rapporto di condivisione può essere considerata come visione animista della realtà. Qui c'è dietro dietro questa domanda c'è un concetto di animismo. L'animismo è un tipo di prospettiva sulle religioni che presuppone l'idea che le varie cose che ci circondano abbiano un'anima, e c'è stato un periodo della storia dell'antropologia in cui l'animismo sembrava la forma originaria della religione, cioè tutti i popoli primitivi ritenevano che tutte le cose avessero un'anima. Dopodiché questa prospettiva è stata superata e il concetto di animismo è un po' caduto nel dimenticatoio, però è stato poi ripreso recentemente, è stato rivitalizzato proprio per indicare appunto quello che si dice nella domanda, e cioè il fatto che esiste una sorta di vitalità, di spiritualità della natura. Oggi ci sono delle, e quindi è diventato di nuovo un concetto chiave per capire questo genere di questioni. Oggi ci sono c'è un senso della natura e del rapporto dell'equilibrio uomo-natura molto più forte rispetto al passato, certamente più forte rispetto a quelle immagini che abbiamo visto delle ruste che abbattono l'ulivo e che distruggono il paesaggio pugliese, un rapporto uomo-natura che è anche enfatizzato dalle religioni. L'enciclica di Papa Francesco verteva proprio su questi aspetti, quindi si tende a considerare la natura non più come un oggetto che serve soltanto al benessere dell'uomo e quindi che l'uomo può usare indiscriminatamente, ma si instaura un rapporto più relazionale con la natura. Noi siamo un fascio di relazioni e è fondamentale per il nostro essere anche la relazione con la natura, intendendo la natura come ambiente, di cui tutta una rivalorizzazione anche religiosa dell'ambiente che nel mondo cattolico è molto evidente ultimamente. Grazie per l'ascolto e per l'attenzione e